Risolto a tempo di record dagli agenti della Polizia di Stato di Pescara l'accoltellamento di ieri sera in piazza Sacro Cuore. L'ipotesi iniziale di rapina dell'orologio della vittima ha lasciato il passo ad un agguato per motivi diversi al vaglio degli inquirenti. Al termine delle indagini andate avanti nella notte scorsa hanno portato all'arresto di un 51enne con l'accusa di tentata rapina e lesioni volontarie pluriaggravate. Due complici, fra cui una donna, sono stati identificati e indagati in stato di libertà. Il 58enne accoltellato, originario della Lombardia, è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Fabiana Rapino. Un'operazione rapida, grazie all'impegno degli uomini che mi onoro di dirigere e di tutto il personale impiegato anche nel servizio di controllo del territorio. Si è arrivati immediatamente a una coppia di sospettati raggiunta praticamente sotto la loro abitazione quando non erano ancora tornati dalla rapina o giù di lì. Una notte di lavoro impegnativa che ha portato poi anche alla identificazione e alla denuncia del terzo concorrente. Dato che ci viene comunque dalla vittima è quella dell'aggressione a scopo di rapina. Però dato il vissuto dei protagonisti di questa vicenda, tutti gli scenari sono aperti. Diceva in conferenza stampa che è stata anche importante la collaborazione dei cittadini, dei residenti della zona. Assolutamente, ancora una volta Pescara non è omertosa, abbiamo raccolto delle dichiarazioni importanti, dei riconoscimenti importanti dai residenti che hanno contribuito, insomma, a cementare un castello accusatorio già solido.